queste ore è stato arrestato il sindaco di Torre del Greco, leghista, avrebbe favorito la seconda ditta per un appalto sui rifiuti prendendo mazzette. Continua quindi il business dei rifiuti, cosa ne pensi? Ma chiaramente ho letto, mentre stavo tra l'altro in comitato, quindi leggevo le note vostre dei giornalisti e le agenzie, le accuse che si leggono sulle agenzie sono molto gravi, è evidente che c'è la presunzione di innocenza per tutti e quindi anche per i sindaci. Le accuse sono molto gravi, se fossero provate veramente il mercimonio della funzione che maggiormente deve essere preservata, cioè quello di essere il rappresentante di un territorio. Tra l'altro, ancora una volta, come lo ricordava lei, su una materia che a noi è molto cara per sensibilità, ovviamente intendo dire, è quella dei rifiuti, un nervo assai sensibile, insomma è la difesa dei territori, no? Qui noi abbiamo parlato a proposito del Vesuvio, dove tra l'altro è molto bello che questo tavolo continuerà a settembre, ottobre, perché si è parlato anche della prevenzione del dissesto idrogeologico, di quello che potrà accadere, ma si è anche parlato di che cosa si vuole fare del parco, insomma la linea di Luigi De Magistris che i beni comuni vanno difesi, preservati e valorizzati, perché dietro alle vicende del Vesuvio ci sono interessi criminali. Allora noi dobbiamo stare molto attenti a vedere dove destinare le risorse economiche, perché le risorse economiche devono essere a difesa, a valorizzazione e a preservazione. Attenzione, perché c'è anche chi ha lucrato dietro all'emergenza, no? Lo sappiamo, sui rifiuti, e ci sarà chi vuole lucrare sull'emergenza incendi, ci sarà chi vuole lucrare sulla distruzione dei territori per poi lucrare sulle bonifiche, per poi lucrare sul dissesto idrogeologico quando arrivano le prime bombe d'acqua. Il tema è molto centrale, dove io mi auguro che ci sia anche un'attenzione dell'opinione pubblica, anche dei mass media, molto importante, senza mai mollare la presa. La vicenda del sindaco è una vicenda, ripeto, molto, molto grave. Certo, poi la sua scelta di andare in braccio a Salvini anche politicamente fa capire dove andava questo signore. Ma da parte del comune di Torre del Greco non c'era nessuno al vertice adesso? No. Fanno parte. L'altra volta c'era un assessore, oggi non c'era nessuno. Non c'era nessuno. Eppure stamattina comunque c'erano dei focolai proprio nel territorio di Torre del Greco. Hai fatto la domanda, vice sindaco di Torre del Greco? Ma no, lo so, dico a lei. Che vi devo dire? No, magari erano presi dall'arresto del sindaco, non bisogna dire. Ma noi operiamo anche, sorvoliamo anche senza, andiamo sulla struttura, superata la sovrastruttura si va sulla struttura.